Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Cercara, buongiorno e buon anno. Devo dire che oggi la situazione è che non sono stato molto bene, quindi è un po' impegnativo parlare, ma parleremo lo stesso. Parlerò anch'io di cose molto importanti, voi lo vedrete. Anche il dottor Vitali parlerà. Io quello di cui voglio parlare è un argomento di cui ho parlato tante volte e che riguarda il rapporto tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino. Ecco, se noi vediamo. Io posso ricordare questo, che da quando sono piccolo, ma lo può aver notato chiunque è stato attento, la situazione tra Stato e pubblica Singolo amministrazione, cittadino, pubblica amministrazione. pubblica amministrazione e cittadino è profondamente cambiata, perché un tempo praticamente uno beneficiava di determinati servizi, di determinate situazioni sociali. Oppure non pagava determinate tasse, per esempio, cioè sono determinati prelievi, eccetera, eccetera. C'è stato Non si un. pagavano ad esempio le tasse sugli stipendi, io me lo ricordo molto bene. Non si pagava praticamente se uno parcheggiava l'auto, ecco, Allora. ma quello del parcheggiamento dell'autobus, dell'obbligo di pagamento se uno parcheggiava, è uno dei tanti esempi di come la legislazione sia cambiata a favore degli enti e a favore dell'ente pubblica amministrazione, degli enti della pubblica amministrazione, dello Stato e a favore dei cittadini. E questa è un'erosione continua, sempre più continua. Adesso lo vediamo che la metropolitana comincia a non funzionare, che non si apre, che i servizi pubblici non funzionano, la sanità è in difficoltà, ci sono tantissime Ma a ipotesi. proposito della sanità, dobbiamo dire che ormai siamo venuti a conoscenza che c'è un progetto del Partito Democratico, il quale tra l'altro si è già appropriato di un certo numero di cliniche private a Roma e nel Lazio, di arrivare ad una privatizzazione totale del Servizio Sanitario Nazionale nel Lazio. Questo ormai è un dato conosciuto. Io questo non lo so, però voglio dire questo, che sempre di più i diritti sono diminuiti, i servizi sono diminuiti, guardiamo adesso la giustizia non funziona, la sanità non funziona, i trasporti non funzionano, vediamo praticamente i ponti che cadono. E questo perché? Perché nel rapporto Stato, pubblica amministrazione, cittadino, lo Stato, pubblica amministrazione partiva un tempo da una posizione, diciamo, lineare di normalità, cioè sapeva che doveva garantire determinati servizi alla collettività perché doveva perseguire questi enti, lo Stato-nazione, gli organi dello Stato, la pubblica amministrazione devono perseguire il fine del pubblico interesse, come è prescritto dalla nostra Costituzione. Che cosa è successo piano piano? Che questo elemento qui si è sempre più affievolito. Perché i soggetti della pubblica amministrazione sono stati le persone fisiche, gli organi. Si sono sempre più appropriati di un potere che era indipendente dalla funzione che doveva svolgere per la tutela del pubblico interesse. E quindi, praticamente, perché tanto il cittadino. È difficile che fa sentire la sua voce. Poi sappiamo che dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario abbiamo un organo, abbiamo degli organi della giustizia amministrativa che riguardano le controversie tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino, e oggi sappiamo che è difficilissimo per il cittadino ottenere giustizia, mentre prima era molto più semplice perché i giudici erano obiettivi. Oggi sono quasi sempre a favore dell'amministrazione. Quindi è una specie di morsa. E piano piano il cittadino è stato portato ad avere sempre meno diritti, sempre meno servizi, a poter richiedere sempre di meno. E gli si poteva chiedere sempre di più anche dal punto di vista politico, fiscale, commerciale, adempimentale, eccetera, eccetera. E adesso siamo a un punto in cui siamo partiti da un punto in cui poi la pubblica amministrazione hanno utilizzato la materia finanziaria. Questo ha significato che acquistando dei titoli pericolosi, se l'operazione finanziaria va male, ci rimettono i cittadini. Quindi questo
anche perché la comunità europea lo ha consentito. Ma anche perché le banche, le speculazioni delle banche, una volta che sono venute in luce, vengono tutte pagate a carico dei cittadini, non solo degli investitori poco intelligenti e poco lungimiranti, ma anche di tutti gli altri cittadini. Sì, come hanno scritto molti economisti di rango, c'è una collettivizzazione delle perdite finanziarie che è ingiusta, perché dovrebbero pagarle coloro i quali fanno solo le operazioni finanziarie. Quindi siamo al punto che al cittadino non vengono dati i servizi. Addirittura praticamente noi abbiamo un governo che non è stato votato. Siamo soffocati dal punto di vista finanziario. Addirittura adesso si fa un processo che può durare tutta la vita e poi dicono che è pure morale. E il cittadino è sempre più pressato da questo. Ora, naturalmente, io vi dico questo, che c'è una grande differenza tra i paesi che non hanno la comunità europea, perché nel loro seno possono garantire una maggiore tutela rispetto alle istituzioni finanziarie, così come fa l'America, così come fa il Giappone, la Cina, la Russia, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo hanno una normativa che possono difendere di più rispetto a tutto il rapporto tra Stato, pubblica amministrazione e cittadini, cosa che nell'Unione Europea non può avvenire, perché l'Unione Europea purtroppo non può essere utilizzato l'elemento nazionale. Ora, come andrà a finire questa cosa? Voi sapete che io insieme all'avvocato Fiore avevamo pensato un diritto, il diritto intersociale, che si occupava proprio di questo, perché già dagli anni Ottanta avevamo visto che questo era il punto nevralgico giuridico sul quale l'umanità avrebbe giocato tutte le sue sorti. E purtroppo, purtroppo Mauro è venuto meno, però la realtà sociale ci ha dimostrato che sempre di più lo Stato, pubblica amministrazione, e adesso ente non votato democraticamente, cioè la comunità europea, possa stabilire le nostre sorti commerciali, finanziarie, lavorative, dei servizi sociali, tutto. Il cittadino non conta più nulla. Perché? Perché non si è capito che questo rapporto Stato-cittadino andava migliorato, mentre è andato progressivamente peggiorando di molto. Adesso siamo al punto che uno può essere processato un'intera vita, può avere un governo che non è stato mai votato, può avere un governo finanziario, un governo della comunità europea, chiamiamolo così, che non è stato votato democraticamente, perché noi sappiamo che la Repubblica Europea perché noi votiamo un organo che non ha alcun potere, e quindi sempre di meno. Ma anche perché è consentito questo? Perché nessuno studia, perché non si deve fare, non si deve bruciare la macchina con la manifestazione. Si deve studiare e si deve dire che la comunità europea deve rispettare determinate norme, e per primi devono rispettarne gli organi, che gli stati per il momento sono l'unico mezzo attraverso il quale il cittadino può essere tutelato, tramite una normativa interna oppure anche tramite una normativa comunitaria, purché esista e purché sia applicata. Quindi, se si studiasse, e questa è la risposta alle sardine, ma invece di prendere per bene tutto quello che capita solo perché è un essere umano e andargli incontro, perché questo è giustissimo, ma è giustissimo sul piano umano, non è giustissimo sul piano sociale, generale, politico, perché sul piano generale politico io non posso salvare chi, no, lo devo salvare umanamente, d'accordo, ma non posso dire sì a chi viene solo in Italia mentre tutti gli altri paesi gli dicono di no, perché allora qui non è più che io sono umano perché voglio un qualche cosa di positivo, è sì, che sono coglione, no, è che sono una persona che non ha capito che la comunità europea, ancorché gestita come abbiamo detto dal punto di vista finanziario secondo delle regole eccetera, che se andrebbero migliorate eccetera eccetera, comunque nel suo seno le spinte dei paesi dal punto di vista nazionalistico sono potentissime. L'Italia non l'ha spinto, addirittura praticamente ha creato delle normative che la comunità europea, in positive e negative per noi,
che la comunità europea neppure aveva richiesto, e stava votando e stava presentando una nuova Costituzione che chiedeva una maggiore praticamente obbligo dell'Italia a conformarsi ai principi comunitari, mentre non era richiesto. Nelle altre Costituzioni nazionali non c'è. Quindi va compreso, va studiato questo rapporto tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino. Quali sono le norme che lo Stato può, le norme che lo Stato deve emanare, e quelle che non può, i suoi limiti, quelle che non può violare. Perché se lo viole, ci deve essere un sistema di difesa del cittadino, e deve essere serio. Come esiste dal punto di vista, diciamo, della responsabilità, la responsabilità del soggetto fisico che commette un reato, così deve esistere la responsabilità dell'ente, pubblica amministrazione, Stato, che compie una violazione nei confronti del cittadino. Ogni violazione nei confronti del cittadino deve essere ampiamente sanzionata. Questo in parte la comunità europea ha previsto anche questo, perché voi sapete che ci sono determinate condizioni secondo le quali il cittadino può agire, è molto limitato, quindi, diciamolo subito, questa possibilità di azione, però esiste, che il cittadino può agire qualora praticamente uno Stato violi il diritto comunitario. Quindi è già contemplato, per esempio, anche sempre dal punto di vista comunitario, un caso di ritardo, praticamente nell'emanazione, praticamente nella conclusione dei procedimenti giudiziari, anche lì c'è un certo risarcimento. Ecco, tu, i sociali non funzionano? Benissimo, devi risponderne. Devi rispondere anche finanziariamente. Devono rispondere le persone che fanno gli organi. Ci deve essere questa forma di responsabilità diretta, che praticamente esiste, nel nostro ordinamento esiste, perché la responsabilità contabile e amministrativa, quella che praticamente viene ricade sotto la giurisdizione della Corte dei Conti, è questo: se tu utilizzi denaro pubblico, ma a parte questo, ci devono essere delle responsabilità che riguardano aspetti, servizi, diritti del cittadino che non possono essere violati. Se non si farà questo, se un diritto intersociale non si aprirà la strada e piano piano investirà nell'alveo sociale la normativa, le normative nazionali di tutto il mondo, la fine che sarà quella che questo 1% sarà sempre più potente, questo 99% sarà sempre di più e sarà sempre più povero, e la condizione dell'umanità andrà sempre a peggiorare. Oggi viviamo ancora di epoche in cui i nostri padri ci hanno consentito di vivere bene, nonostante le guerre, eccetera, eccetera. Ma poi questo non è praticamente un retaggio che può durare all'infinito. Devi ricominciare a ricostruire qualche cosa. E se invece subisci, questi enti internazionali hanno funzioni soltanto mediative, clientelari, o comunque anche quando sono positive, limitate. Solo lo Stato funziona ancora. Quindi quello che attaccano il sovranismo non hanno capito la realtà delle cose, non l'hanno capito dal punto di vista sociale, non l'hanno capito dal punto di vista giuridico e normativo, non l'hanno capito. E devono studiare, perché se non studi il diritto finanziario, se non studi il diritto comunitario, il diritto finanziario, soprattutto il diritto tributario delle nazioni, tu non puoi capire le cose, o le puoi capire solo in minima parte. Quindi noi quello che cerchiamo di spingere per quanto ci è possibile in questa coscienza nuova sul rapporto, nuovo rapporto tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino, in forza del quale
lo Stato deve rispondere ogni qualvolta viola un diritto del cittadino. Oggi non succede. Se io un cittadino viola il diritto dello Stato, viene sottoposto, no, viene sottoposto a pena, a sanzione. E così deve avvenire per lo Stato. Io direi che per il momento interviene adesso, innanzitutto vi auguro buon anno a tutti e passo la voce a dottor Vitale. Ci rientro? Sì. Allora, il discorso che vorrei iniziare oggi assieme all'avvocato Cerchiara è un discorso strettamente legato a quello che sta accadendo in questi giorni nel nostro paese, dove assistiamo con immenso piacere alla crisi del Movimento 5 Stelle, il quale Movimento 5 Stelle è chiaramente un qualcosa di totalmente fittizio, totalmente artificiale, come noi più volte abbiamo documentato. Si tratta praticamente di una organizzazione inventata da un ente privato, è molto importante questo, vorrei che tu la leggessi. Sì, l'ho letto. È un'organizzazione inventata da un ente privato con lo scopo specifico di interferire a livello di certi equilibri. E che cosa è successo? È successo che nel momento di crisi del vecchio sistema partitocratico, questo Movimento 5 Stelle, che noi chiamiamo Movimento 5 Stelle, si è inserito perché la gente stanca ha votato per questo movimento. In realtà il movimento stesso si è dimostrato di essere quello per cui è stato concepito, cioè un'associazione multilevel nella quale gli inventori continuano a mantenere il potere, perché questa è la cosa più interessante, che su cui nessuno parla e nessuno vuol perderci del tempo, ma l'abbiamo qui, mi pare che sia proprio qui, no, vabbè. In ogni caso, voglio leggervi alcune dichiarazioni piuttosto interessanti in cui quello che viene alla luce, quello che viene dichiarato dagli intervistati è qualcosa che ignora sistematicamente l'origine di questo movimento. È dato per scontato che questo movimento sia qualcosa di originale, un partito politico creato da esigenze politiche, da uomini politici. In realtà non lo è. Ecco, se noi vediamo qui, questo è un bel articolo di Marcello Veneziani, vedi se si riesce a vedere, la congrega è qui, guarda. Sì, sì, è vero. La vedi la fotografia? Viene ripresa? Sì, devi avvicinare. Il Movimento 5 Stelle non c'è più, il potere lo ha... Oddio, lo ha logorato. Comunque sia, la congrega è questa. Sono qui tutti uniti. Di Battista, Casaleggio, Beppe Grillo e Di Maio. Qui adesso... La questione è più complessa, scusi un momento che ti prendo questo, lo leggerò altre volte. Questa è, guarda un po', una bellissima intervista. Di Luigi Paragone, espulsione dal movimento non mi muovo. Dove dice lui, Paragone dice che il movimento è nulla, è vero che è nulla, ma non dice che è stato inventato con uno scopo ben preciso da un'associazione ben precisa che ha un incarico, ha avuto un incarico da lor signori. Ben precisa, così come quando questo articolo, quest'altro articolo, c'è una presa di posizione di Sgarbi, mi pare che sia qui, Salvo Forza Italia, dove Sgarbi dice che il Movimento 5 Stelle non conta più niente, eccolo qui. Ma Salvo Forza Italia dalle donne, dice Sgarbi, dopo Silvio il leader sono io. Dove dice appunto il Movimento 5 Stelle è destinato a finire.
ma è già finito, perché era un'invenzione, così come, e lo ripeto per l'ennesima volta, proprio perché nessuno lo dice, quindi è dato per scontato che mentiscono tutti, che Giuseppe Conte è un'invenzione, così come lo è stato il Movimento 5 Stelle. Una invenzione di lor signori, lo ripeto, come noi abbiamo già detto molte volte, cari amici, andate a vedere sui nostri video su Alba Mediterranea, su Accademia della Libertà, dove i creatori, gli alchimisti sono ben chiari. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle o 5 Stalle, si tratta di una ditta specializzata nelle società commerciali multilever. Per quanto riguarda Giuseppe Conte, è un personaggio che non è stato né presentato alle elezioni né eletto, e che a un certo punto è stato nominato capo del governo semplicemente perché è una creatura del Vaticano, alias i gesuiti, e lì sta lì perché deve stare lì. Io ho sottolineato alcune cose dove appunto c'è qualcuno che lamenta che questo Giuseppe Conte non fa niente, sta lì solo per tutelare se stesso. No, sta lì per rappresentare il potere del Vaticano. Guardo un momento se c'è ancora dello spazio. 6 minuti. Allora, detto questo, sono su due cose che voglio farvi vedere, ed è piuttosto importante. Il voltafaccia sistematico di questo movimento. Qui c'è un libro, eccolo qua, La storia e il programma politico del movimento politico Movimento 5 Stelle. Tutti conoscono le battaglie di Grillo e del Movimento 5 Stelle, nessuno il programma. Ecco un libro per scoprirlo, a cura di Paolo Marcolisi, Barbera Editore. Lo faccio vedere di nuovo, guarda se entra. Oh, guarda se entra. Sì, sì. La storia del Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, sì. Allora, vi faccio vedere, semplicemente riporto un banalissimo pezzo di Grillo, che è interessante vedere la falsificazione, tutta la falsificazione storica e politica che è alla base di questa creazione. Il 16 novembre 2011 Giorgio Napolitano incarica Mario Monti di formare un nuovo governo tecnico che traghetti l'Italia fuori dalla crisi e fino alla fine della legislatura. Il 17 e il 18 novembre il governo nominato da Monti ottiene la fiducia al Senato e alla Camera. Siamo nel 2011. I partiti tradizionali sono inermi, il PDL con la caduta di Berlusconi e il suo abbandono delle scene politiche si ritrova improvvisamente in un partito senza alcuna identità e strada da seguire. Il PD si è per l'ennesima volta fatto trovare impreparato e incapace di prendere il comando. La Lega, orfana della coalizione con il Cavaliere, naviga a vista e ben presto si schianterà contro gli scandali della dinastia Bossi. In pratica la politica si ritrova inerme di fronte alla più grande crisi del dopoguerra e delega un governo di tecnici appellandosi al senso di responsabilità. Noi sappiamo che questo governo di tecnici, in quanto voluto dalla Unione Europea, o meglio dire dai funzionari dell'Unione Europea, gestito da quel Monti che ha scampato la galera semplicemente perché quando era amministratore dell'Unione Europea aveva fatto delle cose da andare in galera, e qualcuno all'epoca gli disse: date le dimissioni e non andrete in galera. Questo è Mario Monti. A questo punto Beppe Grillo, che è contrario al governo Monti, adesso invece lo invocano, e il 19 novembre scrive sul suo blog uno tra i posti più duri che abbia mai pubblicato. Attenzione, siamo nel 2011. Già il titolo lascia poco spazio all'immaginazione. Tecniche di colpo di Stato. All'interno del pezzo
Grillo afferma come il colpo di Stato in Italia sia una costante, ricordando le tante tragedie italiane, dal rapimento Moro alla P2, dal golpe borghese del 1970 alle stragi di mafia, per poi concludere: ora i tecnici sono al potere, chiamiamoli tecnici, sono semplicemente delle persone asservite al potere della finanza internazionale. Monti potrà essere un onest'uomo, cosa che il sottoscritto contesta sistematicamente per cose avvenute e conosciute, ma il suo governo è un colpo di Stato, l'ultimo dei tanti in questo paese narcotizzato. Loro non si arrenderanno mai, ma gli conviene, noi neppure, noi intendendo dire Movimento 5 Stelle. È un messaggio forte quello che parte dal sito, un invito a risvegliarsi dal torpore, cosa che noi adesso rilanciamo ai 5 Stelle, a lavorare per costruire un'Italia nuova e non più legata alle dinamiche partitiche, in molti lo seguono. Un minuto e 46. I primi mesi del 2012 sono probabilmente per il movimento quelli più brillanti. La crisi che arriva a toccare molti portafogli, le iniziative del governo tecnico esclusivamente mirate a sanare il debito e accontentare l'Europa, la sfiducia nei confronti dei politici, gli scandali che colpiscono trasversalmente tutti i partiti, indirizzano l'elettore verso le 5 Stelle. I miei amici, i nostri amici, possono capire perfettamente che se siamo partiti di qua, adesso vediamo dove siamo arrivati. Il che dimostra, lo dico per l'ennesima volta, che stanno al governo soltanto per poter, non, perché sanno che le prossime elezioni le perderanno. Sì, ma non è solo questo, è un'invenzione, è tutta un'invenzione. Qui c'è un'intervista a un 55 secondi a un senatore delle 5 Stelle, dove dice: noi siamo il partito più verticistico. Non è una novità, è vero, sì. Eccolo qua, non è una novità. Perché un partito? Perché è un falso, è un partito falso. Chi l'ha inventato continua a rimanere in potere, alla faccia della democrazia. No, se vuoi salutare, vuoi fare altri interventi oggi? Parleremo di un'altra cosa. C'hai 31 secondi. Sì, dell'articolo 123 del testo unico europeo, di cui ovviamente dovremmo, che è uno di quei casi in cui si dimostra che l'Italia fa di più di quello che la comunità europea. Esattamente. Buon anno a tutti. Altrettanto a te. Aspettiamo che finisce, sì. O spingiamo? Mancano 8 secondi. Sì, va bene, se lo fa. Che cosa succede quando arriva a zero? Vediamo.